Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo una torta di mele. Scusate il rumore, ma sto preparando il risotto con il bimbi, è quasi ora di pranzo. Allora, mi è venuta voglia di preparare una torta di mele perché stavo sfogliando un giornale, vedete lì, e c'era la ricetta di una torta di mele, però poi ho iniziato qui a preparare, a prendere gli ingredienti, però poi mi sono accorta che quella ricetta non ci sono né liquidi. E non è indicato nemmeno la quantità di zucchero, cioè viene detto aggiungete lo zucchero, però la quantità di zucchero è sconosciuta, quindi ho detto vabbè, non rischiamo, prepariamo la ricetta mia classica della torta di mele che preparo spesso, sia nel mio blog, Divertirsi in Cucina, che appunto nel canale trovate altre ricette di torta di mele perché a me piace tantissimo, soprattutto in autunno, però questa versione ancora non ve l'avevo mai proposta e come al solito è una ricetta velocissima. Allora, gli ingredienti sono 3 uova come terza, 150 g di zucchero, 200 ml di latte, 120 ml di olio. Sto utilizzando l'olio extravergine di oliva perché l'olio di semi di girasole mi è determinato. E 250 g di farina. Poi ho tagliato due mele a fettine sottili e le ho irrorate con un po' di succo di limone e non ricordo se ve l'ho detto, una bustina di lievito per dolci. Comunque gli ingredienti ve li scrivo tutti sotto nell'info box e poi li troverete nel blog. Allora vado a mescolare con lo sbattitore elettrico le uova con lo zucchero. Aggiungo la farina e il lievito e continuo a mescolare con lo sbattitore elettrico. A filo aggiungo prima il latte e poi l'olio, continuando a mescolare. Ho imburrato e infarinato uno stampo da 26, se preferite potete aggiungere la carta da forno e adesso verso il mio impasto. Adesso sopra vado a mettere le mie fettine di mele, facendolo affondare un pochino, giusto un pochino, nell'impasto. In questo modo ho quasi terminato. Io ho usato due mele grandi e qualche fettina mi è avanzata, però Chiara sarà contenta perché lei ama le mele con il limone. Ecco, e adesso in forno caldo, 180 gradi. I tempi di cottura ve li dirò dopo per essere più precisa. Ecco qui la torta di mele, sofficissima, ancora esce il fumo. È stata in forno 40 minuti, poi l'ho tolta dallo stampo e ho spolverizzato con zucchero a velo. Adesso lo andiamo a portare a Chiara, così farà merenda e ci dirà il suo parere. A me piace tantissimo ed è veramente profumata. Eccoci qui, portiamo la merenda a Chiara che sta sfogliando nella sua cameretta. Questa è la torta di mele, canta canta. Qui, norme giuridiche, e qui Ciao! c'è Chiara, la sua cameretta, adesso Me la consiglio. scotta. Non tanto.
Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Chiara adesso torna a studiare. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao!